Guardiamo questo aggiornamento di Fortnite. Certo, Vano, e preparati perché sarà epico. Grande forza! No, no, non così in fretta. Cosa, Shelly? Esatto, proprio io, Shelly di Brawl Stars. Cosa ci fai qui? Ti salvo, ovvio. Mi salvi da cosa? Beh, è un gioco noioso e ripetitivo. Come? Ehi, ehi, starei mica parlando di me. Aia. Certo che sto parlando di te. L'hai capito? Devo aggiungere anche stupido alla descrizione. Wow, qua sei danno di brutto. Oh, ma sai con chi stai parlando? È vero, non vi ho presentati. Io sono Jones e sono la skin principale di Fortnite. Esatto, è lei. Io sono Shelly, il personaggio principale di Brawl Stars, e non lo so se è un piacere. Cavoli, ce l'ha proprio su, eh? Per forza, ti porta via. In che senso? Beh, ti porta via da me, ovvio. Ma dai, ma che carina. Ma chi lo vuole, figurati. Grazie, E allora perché ci giochi, scusa? Appunto. Semplice, vogliamo giocare ed è l'unico che capisce quello che diciamo. Ma come? Ok, beh, anche per noi è così. Beh, siete seri? È per questo che giocate con me? Certo. Non ci credo. Perché? Per cosa ti aspettavi che fosse, scusa? Beh, per le mie doti da gamer. Grazie, molto gentili, davvero. Scusa, fa troppo ridere. Basta però, avete finito? Sì, dai, ora sì. Vi preferivo quando litigavate. Giusto, pausa finita, è ora di confermare la mia supremazia. Meglio, forse. Ma supremazia di chi è che hai fatto anni nell'anonimato? Cavoli, pesante. Perché tu pensi di andare meglio? Sei a galla solo perché ti salvi con le collaborazioni. Beh, intanto tratto bene i miei creator. Vero, questo lo posso confermare. Come posso confermare di mettere nello shop il codice creatore di Vano994 per fare una vittoria reale? Prima o poi, succede. Se voi lo mettete tra uno, due mesi, anni, prima o poi vi accade. E già che ci siete, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per vedere altri VS tra videogiochi. E non dimenticate di comprare il mio libro dal link qua sotto in descrizione. C'è anche Shelly, visto? Vabbè, ho indicato Vegeta, però avete capito. Momento, ma di cosa stai parlando? Del codice creatore, cosa che tu non hai. Ma certo che l'ho. Come, scusa? Si chiama solo in un altro modo. E come? Partner Supercell Creator. Ah, io credevo fosse una pubblicità di batterie. Ma come? Io non avevo capito. Per forza, non è chiaro. Lasciamo perdere, dai, piuttosto giochiamo. Sì, ma cosa? Ah, giusto, devo scegliere. Ho una soluzione. Una sfida incredibile tra due videogiochi iconici? Pensavo di fare Ambarabacci Cocò, però mi sa che la tua soluzione mi piace di più. Ehi, nessuno chiede il mio parere. Devi dire sì, è nel copione. Oh, giusto, volevo dire sì, ci sto alla grande e senza essere forzato. Bene, da cosa volete partire con il confronto? Ma sei tu il conduttore, dovresti decidere tu. Ah, giusto, scusa, partiamo dalla grafica. Ah, vinco facile, io su PC arrivo anche a 4K a 120 fps. Oh, che bomba. Sì, ma non vale. Perché? Beh, io sono solo per telefono. È vero, forse un po' impari, ma quanto arrivi? Beh, in alcuni telefoni possono anche arrivare a un full HD da 120 fps. Beh, non malaccio, dai. Che se devo ancora vedere un cellulare che va a 120 fps, però. Niente 4K, ti pareva? Beh, ma... Perché ti ho detto che sono per telefono, pezzo di stupido, non ci senti? Esatto, stavo per dirlo anch'io, ma senza lo stupido. Vabbè, anche su telefono vado bene. Vero? Sì, ma qualcuno manca sugli iPhone. Mi ero dimenticato. Vabbè, c'è stato qualche problemino con Apple, ma si risolverà. Certo, come no, lo dicono da anni. E poi scusa, tu manchi per tutto il resto delle console. Effettivamente sarebbe carino su PS5. Ma non reggerebbe il confronto con nessuno. Beh, non penso che sia per quello. Infatti, ovviamente non è per quello, ma per il semplice motivo che non ne ho bisogno. Wow, qui gliel'ha fatta vedere. A me sembra di sì, visto che non hai ancora i soldi per fare una collaborazione. Risponde con la sua specialità. Ehi, guarda che io le collaborazioni le faccio. Davvero? Davvero? Sì, e meno male che giochi. E non è che posso accorgermi di tutto, eh. Mi era sotto gli occhi di tutti. Non i miei, evidentemente, ma con chi sarebbe? Baby Shark. Cosa? Davvero? Non ci credo. Assurdo che non me ne sia accorto. Beh, dell'altra te ne sei accorto per forza. Di quale parli, scusa? Se ti dicessi Neymar e Mbappé. Oh, certo. Oh, finalmente. La collaborazione con FIFA. Ma quale FIFA? Era il PSG. Vabbè, ma fa sempre parte della FIFA, quindi siamo lì, dai. Sì, certo, come no. Scusami, a quanto pare le tue collaborazioni non me le ricordo mai. Mi dispiace, ma qui siamo imparagonabili. Io ho fatto collaborazioni con Marvel, DC, videogiochi e film iconici come God of War oppure Alien. Su quello ha ragione. Certo, tutti i soldi buttati. Ah, a proposito di soldi, parliamo di costi. Che senso? Io sono free to play. Non fare il furbo. Anche io sono free to play. Ma se avete gli acquisti in app? Sì, beh, ma non costringo nessuno. E poi non sono pay to win come qualcun altro.
Beh, ma penso che una skin su Fortnite l'abbiamo comprata tutti almeno una volta. Esatto, e poi scusa, è un acquisto inutile. Cosa vuoi dire? Beh, alla fine stai pagando per un costume senza poteri particolari. Almeno io ti do accesso a personaggi unici e con poteri incredibili. Sì, forse effettivamente. Ma perché così hanno tutti la possibilità di vincere con stile? Ma cosa ne volete capire voi? Beh, comunque volevo parlare d'altro. Esattamente, chi costa di più? Beh, i pacchetti delle gemme partono da 2,49 per 30 gemme fino ad arrivare a 119,99 per 2000 gemme, quindi ce n'è di tutti i gusti. Che facendo un rapido calcolo, ovviamente con la calcolatrice, siamo a 0,03 la gemma. Invece tu? Io parto da 1000 V-Bucks a 8,99 e arrivo a 89,99 per 13.500 V-Bucks. Che sono, calcolatrice alla mano, 0,089 a V-Bucks. Sì, ma quanto costa una skin? Beh, ad oggi una skin base 1200. E allora non basta un pacchetto base? Idiota, guarda che dei V-Bucks li regalo anche. Ovvero? Beh, anch'io, e ho regalato anche delle pescate. Lo hai fatto anche tu? Non me ne ricordo. No, perché i miei sono personaggi seri, mica figurine. Ok, abbiamo capito che è un discorso più complesso del previsto. Io faccio schifo in matematica, quindi passiamo alla prossima. Le modalità. Qui mica sicuro. Ne ho tantissime come arraffa gemme, basket brawl, rapina e foot brawl. No. Cosa? Si dice foot brawl. Sì, certo, si è capito. E ne ho anche altre che appaiono random. Effettivamente sono tantissime. Beh, io ho battaglie reali, zero costruzioni, rocket racing, Lego Fortnite, festival, festival jam stage, salva il mondo, la modalità creativa con cui si possono costruire un sacco di mondi e sono tutti creati dai creator. Bella lotta. Mi sa che con la modalità creatore vince Fortnite. Ehi, la creativa anch'io. Sì, ma di base sono gli stessi giochi. Ah, scarso. Calmi, calmi. Tra l'altro mi ha pure copiato la stagione. Cosa, davvero? Assolutamente no. Ah, vedi. Ah no? E su cos'è la tua nuova stagione? Ah, io non lo so. Gli dei nordici, perché? Allora? Ah, visto? La mia è sugli dei greci e mi ha pure copiato la skin di Cerbero. Guarda, le sono assolutamente identiche. Beh, identiche è un parolone, dai. Beh, poi ho anche la Ranked da poco. Vero, le ha messe? Questo me lo ricordo. Ma per favore, io alle Ranked ci sono arrivato nel 2023. Beh, mica così tanto prima. Ma la mia è migliore. Beh, immaginerete cosa fare a questo punto. Sicuro? Bah, secondo me è una follia. Siete così sicuri di vincere? Certo. E allora non avrete problemi a fare una partitina? Ovvio che no, dai, parto io. Ok. No, aspetta, chi l'ha deciso? Beh, nessuno, l'ho detto prima io e basta. Per favore, non cominciamo a litigare che manco abbiamo iniziato. Va bene, solo per stavolta. Ah, perfetto, dai allora, forte. Aspetta. Cosa c'è ora? No, è che faccio normale o zero costruzione? Aspetta, parla la pagina e sono vizio. Ah, è vero, in quel gioco stupido non si può costruire. Dai. Guarda che continua a costruire, non sono per l'Italia. Per ora basta, fatti una partita, per favore. Certo, da solo, eh? Cosa? E perché? Beh, almeno si può vedere tutto senza che la tua voce dia fastidio. Cosa? La mia voce dà fastidio? Sì, a volte. Perché non l'hai mai detto? Beh, sai, per il bene delle stesse. Va bene, questa volta facciamo i giocatori da soli. Via! Mamma mia, durano troppo, non finiva più. Beh, se è durato un po' meglio, vuol dire che è andata abbastanza bene. Sì, certo, però le mie, che siano andate bene o male, si fanno al volo, così ne puoi fare di più. Non l'avevo mai vista da questo punto di vista. Ma perché non è un gran punto di vista? Le partite devono essere lunghe, così ci si diverte di più e si è motivati ad arrivare fino alla fine. Oh, cavoli, mo sono di nuovo confuso. Vabbè, dai, facciamo sta partita di Brawl Stars, forza. Perfetto, allora iniziamo. Bene, vediamo cosa viene fuori. Ok, allora parto, via. Let's do this.
effettivamente ha fatto molto prima. Direi 2 minuti e pim pum pam. Sì, sì, è vero. Sì, ma senza qualità. Ok, ok, dai, abbiamo capito che è questione di gusti. E tu cosa preferisci? Beh, sinceramente io non ho troppe preferenze. Quando voglio giocare col telefono gioco a Brawl. Sì. E quando voglio giocare con la PS5 gioco a Fortnite. Ah, regna. È per questo che non capisco questa guerra. Sai che forse hai ragione. Vedi? Sì, dai, tutto sommato non ha senso. Perfetto, allora stringetevi la mano e... No! Ok, ci ho provato. E voi ragazzi invece cosa preferite? Commentate qua sotto con l'hashtag Brawl Stars oppure l'hashtag Fortnite per dirmi la vostra preferenza. Allora ragazzi, eccomi qui con l'annuncio di cui vi ho scritto a metà video. Devo dirvi una cosa importantissima: finalmente ci possiamo incontrare. Infatti sabato 13 aprile sarò al centro commerciale Milano Fiori ad Assago dalle 15 per un meet and greet con voi al negozio di cover La Casas de las Carcasas. Inoltre vi ho messo in community un link, fatemi sapere nel post in community se ci sarete e mi raccomando non dimenticate di registrarvi al link che vi mando. Bella, per chi c'è ci vediamo sabato. Bella ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare like, iscrivervi al canale, attivate la campanella, mi raccomando, fatemi sapere se vorreste altri VS tra videogiochi a questo punto, visto che facevo già quelli da console, facciamo anche quelli dei videogiochi, perché no? Direi di andare all'angolo dei saluti, saluto Alessandro Mazzette, sì, ma magari anche senza dei video vecchi all'interno, hai ragionissima. La cosa era per un po' allungare, sto facendo delle prove. Non vi preoccupate se vedete dei video vecchi all'interno, è semplicemente per allungare il video, perché sto facendo delle prove per capire un po' l'algoritmo di YouTube. Poi capirete, se riesco a fare quello che voglio fare capirete, non vi preoccupate. Poi saluto Daniele Social570, ancora uscirà, poi siccome fra un anno esce il film di Minecraft a 4 aprile 2015, voglio un saluto. E poi faccio un bel film di Minecraft Action normale. Sì, penso che di aver capito meno cosa voglio dire. E comunque sì, ci sta, so che uscirà il film di Minecraft e sicuramente potrà essere carino da fare. Poi saluto Felice a Tania 1796. Ciao a Ciaop 176. Poi saluto Michele Arienzo. Ho un problema, sono un gatto e mi hanno strappato la coda. Cugino divano. Bel problema, questa è una tragedia. Complimenti che sei riuscito a scrivere. Basta questa violenza sui gatti che scrivono sulle tastiere, per favore, grazie, è un appello quello che faccio. Bene, spero comunque al di là del gatto che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate che noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo shorts, mercoledì e venerdì con altri nuovi video lunghi. Bella ragazzi, ciao! Ok, adesso esce la nuova collaborazione di Fortnite, però quella va fatta. Bella, ci vediamo alla prossima con Aang.